Un saluto a tutti, io sono Giovanni Sarti e vi do il benvenuto per una nuova riflessione sulla parola di Dio. Il versetto sul quale andremo a riflettere oggi si trova nel libro di Isaia, al capitolo 57 ed è il versetto numero 13, che dice: «Quando tu griderai, venga a salvarti la moltitudine dei tuoi idoli. Il vento li porterà via tutti, un soffio li toglierà di mezzo. Ma chi si rifugia in me possederà il paese e erediterà il mio monte santo». Beh, che dire, questo versetto è un versetto molto triste che fa parte di un capitolo molto triste della Bibbia, che è proprio dove Dio si sente abbandonato dall'uomo. Tante volte noi preghiamo dicendo: Signore, non abbandonarmi, starmi vicino, però in questo capitolo Dio fa capire quanto soffre quando invece siamo noi che ci allontaniamo da Lui e che lo abbandoniamo, che non vogliamo più averci niente a che fare. Infatti il versetto inizia con questa frase, dice: quando tu griderai, quindi quando sarai nel bisogno, quando griderai perché ti sentirai da solo, venga a salvarti la moltitudine dei tuoi idoli. È come se il Signore stesse dicendo: ti stai appoggiando su tutto tranne che su di me, e quando tu urlerai allora che venga tutto il resto a salvarti. Ricordiamoci per prima cosa che Dio ci ama di un amore immenso che noi non possiamo neanche immaginare. Quindi quando dice queste cose non è perché ci vuole abbandonare o ci sta abbandonando, ma semplicemente ci sta facendo capire quanto Lui soffre nel vederci cercare soluzioni ma non cercare Lui. E infatti dice: venga la moltitudine dei tuoi idoli, quasi come per invitarci a riflettere su cosa realmente su questa terra ci può venire in aiuto, aiutare nel momento del bisogno. Dio è immenso, Dio può fare qualsiasi cosa, è onnipresente, onnisciente, è il nostro creatore, è un padre celeste, è il nostro padre. Quindi dove dobbiamo andare a cercare aiuto se non in Lui che può ogni cosa e ci ama tantissimo? E poi appunto continua questo versetto dicendo: il vento li porterà via tutti, un soffio li toglierà di mezzo, parlando degli idoli. Quindi ci sta dicendo che più noi ci creiamo degli idoli su questa terra, che può essere una dipendenza come alcol, droga, per tanti può essere il lavoro, per alcuni è anche solo la squadra di calcio, tutte queste cose a cui noi dedichiamo tempo, fatica, attenzione, denaro. E Dio ci dice: quando tu griderai, quando ci sarà il momento del bisogno, il vento porterà via tutto, un soffio li toglierà di mezzo. Vuol dire che nulla ci viene in aiuto quando siamo veramente nel bisogno, come Dio ci può venire in aiuto. E poi continua con: ma chi si rifugia in me possederà il paese, erediterà il mio monte santo. Ma che bella promessa che ci fa il Signore. Per prima cosa dice: chi si rifugia in me. Chi di noi uomini si rifugia in Dio, cerca Dio in ogni istante della sua vita, non solo nel momento del bisogno, come dice questo versetto, ma in ogni istante della nostra giornata dobbiamo cercare il Signore. Dobbiamo sempre avere questo pensiero che abbiamo un Dio che veglia su di noi, che ci sta vicini e che ha mandato il suo unigenito figlio, Gesù Cristo, a sacrificarsi sulla croce per darci la vita eterna. Ed è proprio quello che ci dice il versetto: chi si rifugia nel Signore, chi lo fa da rifugio, chi vive questa esistenza sapendo che ha un Padre Celeste che bada lui, dice: possederà il paese e erediterà il mio monte santo. Beh, questa è una bellissima promessa che il Signore ci fa, prima di non abbandonarci mai e poi di donarci la vita eterna, quando un giorno Gesù tornerà su questa terra, ci rapirà nel cielo e vivremo con lui nel regno dei cieli, dove non ci sarà più l'odio, non ci sarà più la rabbia, il rancore, la vendetta, la tristezza, non ci sarà niente di negativo, solo cose belle e positive, gioia, serenità, il bello di stare con il nostro Dio e stare insieme alle persone che abbiamo e abbiamo amato. Bene, che con questo bellissimo versetto ci possa incoraggiare a cercare sempre il Signore in ogni aspetto della nostra vita e nel trovare la serenità nella certezza che Dio è al nostro fianco, è un sicuro rifugio e non ci abbandonerà mai. Bene, vi ringrazio per avermi ascoltato e ci sentiamo alla prossima riflessione. Una buona giornata.